Lo fanno i bambini ed è una gioia grandissima per loro. Per noi non vogliamo niente, non abbiamo mai chiesto niente. Però vedere questo luogo che da una discarica a cielo aperto diventa un luogo bello, un inno alla vita, è una grande gioia. Almeno oggi lasciate gioire. Poi da domani ricominciamo a vedere tutte le cose che ancora non vanno, che devono essere ancora realizzate. Però la vita è fatta di un gradino alla volta. E quindi... è la volta buona secondo lei, Don Maurizio? No, per adesso è quello che c'è, è sotto gli occhi di tutti, quindi anche voi giornalisti lo potete vedere e anche documentare con le vostre telecamere, no? Penso che adesso, io l'ho visto qualche giorno fa, la piscina l'ho vista qualche giorno fa. Ci diamo l'anteprima, com'è? Adesso la vedrete anche voi, guarda. Quindi se avete un attimo di pazienza la vedrete anche voi. Per me che insomma non solamente l'ho vista ma anche l'ho documentata, no? Nei mesi passati, l'anno scorso, quando era diventato qualcosa di molto triste, per la verità, perché io non, è veramente triste. Il pensiero che il bene comune non appartiene a nessuno e ognuno può farne quello che vuole sta a significare che siamo veramente molto lontani dalla civiltà, dalla democrazia, dal senso comune, no? Quindi in questo momento le polemiche sono inutili, sono ridicole e fuori posto? Sì. Almeno in questo momento qua penso di sì. Insomma, c'è un verso nella Bibbia che dice c'è un tempo per ogni cosa. E c'è stato il tempo delle lacrime, le abbiamo versate tutte, della rabbia, l'abbiamo espressa, l'abbiamo ingoiata. E se però adesso arriva un momento bello, per cortesia lasciateci gioire almeno. Che dice la gente di Caivano? Esatto, padre, perché lei c'ha il polso. La gente di Caivano è come le persone di tutto il mondo, no? E le persone per bene, quando si fanno delle cose belle, sono contenti, anche se magari non lo dicono, anche se però gioiscono. I delinquenti logicamente sono un po' dispiaciuti. Pensate che da quando è arrivata la compagnia dei carabinieri con il capitano Cavallo e poi sono arrivati anche i rinforzi, i carabinieri, i poliziotti, eccetera, e al Parco Verde insomma tanta droga non se ne vende più. Quindi questa vicina devono annegare i delinquenti? Questo l'hai detto tu. Però le polemiche continuano, padre, non è che si sono... Lei ha parlato di miracolo del governo. Senti, figlio bello mio, diceva la buonanima di papà, a capo, ogni capo è uno sfoglio di cipolla, quindi tu non puoi impedire alle persone di pensare quello che vogliono e anche di esternare quello che vogliono. Poi bisogna pesare sulla bilancia della verità, dei fatti, quello che hanno detto, giusto o no? Quindi se uno vuole fare polemiche sono fatti suoi, che cosa gli vai a mettere il cerotto sulla bocca? Insomma. Lei non vede motivi noi, per noi fare siamo polemiche. Qua per... Sì, ci hanno chiesto di entrare. Complimenti. Vediamo dopo. Patriciello di qua.